Corruzione, concussione e violazione del segreto istruttorio. Sono queste le accuse rivolte a Nicolas Sarkozy, ex presidente della Repubblica francese. Lo ha comunicato la Procura nazionale per i reati finanziari, che dopo aver ottenuto per la prima volta nella storia il fermo per un inquilino dell'Eliseo, lo ha sottoposto a 18 ore di interrogatorio. Secondo il codice penale francese, la concussione è punita con il carcere fino a 10 anni. Oltre a Sarkozy sono accusati anche il suo avvocato e un alto magistrato della Cassazione. Secondo la Procura, l'ex presidente, attraverso il suo avvocato, avrebbe cercato di ottenere informazioni riservate su una decisione della Corte di Cassazione relativa all'inchiesta sui finanziamenti di Gheddafi alla sua campagna elettorale del 2007 e al destino di alcune sue agende personali in mano ai giudici. In cambio avrebbe promesso all'alto magistrato un avanzamento di carriera. L'ex presidente è uscito dall'interrogatorio senza che venissero adottati provvedimenti restrittivi della sua libertà. Stasera darà un'intervista congiunta su due canali TV francesi. Sarkozy veniva dato nuovamente in corsa per le Eliseo nel 2017, visto il disastroso mandato dell'attuale presidente Hollande, ma con questa diventano ben sei le inchieste che pendono sul capo del leader del centrodestra transalpino.